Salve youtubers, questo è un video ringraziamento per i 10.000 iscritti. Madonna, se ci penso, 10.000 iscritti, che per molti potrebbero non essere nulla, perché molti dicono sono solo numeri su internet, ma secondo me non è vero. 10.000 iscritti vuol dire che ci sono 10.000 persone che seguono i miei video. 10.000! Io non so neanche come ringraziarvi, cioè dovrei dire mille cose, sparare le solite frasi banali che dicono tutti, tipo grazie mille, siete dei grandi, siete magnifici, siete migliori, ma è tutto così banale, tutto così scontato, che c'è solo una cosa che posso dire: grazie. E il vostro feedback diretto è qualcosa di straordinario, che infatti non riesco a spiegarlo a parole. Molti penseranno, guarda questo che si monta la testa adesso, i 10.000 iscritti, guarda che non sono niente. Beh, pensatelo un po' come volete, io vi ringrazierò dall'inizio alla fine. E infatti per ringraziarvi ho indetto un nuovo concorso. Oggi si apre la partecipazione al mio concorso. Semplicemente postate una recensione di quello che volete qua sotto. Le regole sono molto semplici, sono più o meno sempre le stesse. Non c'è limite d'età, c'è il limite di una parte soltanto di video, quindi al massimo 10 minuti o se siete partner di YouTube più minuti. Deve essere una recensione, e sottolineo, di quello che volete e come volete: seria, divertente, semiseria, a coppie, singoli, a gruppi, orge, animali, stupratori, prostitute. Vabbè, avete capito. Altra regola fondamentale: vi dovete far vedere in faccia. Vi voglio vedere, vi voglio vedere, perché voglio vedervi voi 10.000, voglio... Beh, non parteciperete in 10.000, però quelli che parteciperanno li voglio vedere, perché io vi devo ringraziare. Io non posso ringraziare un video fatto a testo con Movie Maker o con Word. No, voglio vedere voi, e quindi per ringraziarvi voglio conoscervi veramente. Quindi ripassiamo un attimo di nuovo le regole fondamentali. 1. Non deve essere più lungo di 10 minuti o comunque di una parte sola. 2. Dovete vedervi in faccia, cioè devo vedervi in faccia, quindi dovete filmarvi voi. 3. Deve essere una recensione di qualcosa, di qualsiasi cosa. 4. Ripeto, deve essere di qualsiasi cosa, sia divertente che seria. Potete farla in qualsiasi modo, con chi volete, da soli o in compagnia, non è importante. 5. Non c'è limite di età. Io voglio vedere cosa riuscite a fare senza organizzarvi molto. Voi dovete riuscire a improvvisare, perché quando vi scrivete le cose, vi preparate le cose vengono male. Dovete improvvisarle, quindi cercate di essere creativi, ma allo stesso tempo semplici. Anche se non mettete pezzi di video, o immagini o musica, non è importante. C'è molta gente che fa recensioni soltanto parlando davanti alla telecamera, senza mettere nessuna immagine, e sono bravissimi. Ora, veniamo al premio del concorso. Come sapete, cioè, non ho fatto in tempo a finire il concorso prima che siete arrivati a 10.000, e purtroppo non sono ancora riuscito a dare il premio, tra virgolette, a fare il video con il vincitore del vecchio concorso, ma purtroppo Rasplayer91 in questo periodo ha gli esami di maturità, quindi gli faccio un saluto e gli auguro un in bocca al lupo. E quindi purtroppo per questo motivo non riusciamo molto a beccarci. Io so che lui la sera c'è, ma io purtroppo la sera devo fare determinate cose, ho da fare determinate cose, quindi non ci sono sempre. E purtroppo quando io non ci sono, lui c'è, quindi non riusciamo bene a beccarci. Ma comunque lo faremo, e non vi preoccupate. Anche se dovessi decretare il vincitore prima di questo concorso, comunque poi lo faremo. Quindi Rasplay, non ti preoccupare, lo faremo. Riprendiamo il discorso. Il premio per questo concorso. Il premio per questo concorso sarà una statuetta di Firenze, no. Un set di cacciaviti piccoli piccoli per avvitare le viti degli occhiali, no. Il giocattolo del mio cane, una caramella, un liquido per pulire gli occhiali, una brochure dell'Hotel Riviera a Spotorno. Cosa mi invento? Un rotolo di scotch di carta, una pila usata. Ragazzi,
La verità è che non so cosa darvi come premio, ve lo giuro. Cioè, oltre ovviamente a pubblicizzare il canale del vincitore, non ho idea di cosa regalarvi, perché non so se spedirvi qualcosa. A parte che non saprei cosa spedirvi, perché magari a qualcuno non piace, a qualcuno sì, quindi si creerebbe confusione. Ma soprattutto non so se vi arriverebbe, perché con il casino che c'è delle poste, dei soldi, dell'arrivo, è un po' complicato, quindi non so se arriverebbe. Fare un video insieme, cerco di evitarlo di nuovo, perché come si è visto con la Splayer, la cosa poi si potrebbe protrarre nei secoli dei secoli e quindi non si finirebbe più. Però mi dispiace fare soltanto la pubblicizzazione del canale, perché di solito già lo faccio, quindi non lo so, nel corso del concorso penserò a cosa, magari un premio più decente, magari un disegno. Non lo so, adesso vediamo. Mi dispiace molto non dirvelo subito, ma veramente, ve lo giuro, non ne ho la più pallida idea. Comunque, se voi volete partecipare, partecipate. Spero partecipiate in numerosi. La finale sarà esattamente come nel concorso scorso. Ci saranno i finalistissimi, i finalisti e il vincitore. Quindi spero spero partecipiate in tanti, ma non così tanti da bruciarmi. Comunque, partecipate in quanti volete, le regole le ho detto prima, le scriverò nelle informazioni del canale. E quindi, ancora grazie mille per questi 10.000 iscritti. Saluti!